sondern Gruß natürlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des U20-Turniers heute und morgen in Brixen. Herzlich willkommen auch Ihnen. Cari amici del Palmarano di Bressanone, un cordiale buonasera per questo incontro contro la squadra federale del Campus Italia. Un cordiale benvenuto naturalmente anche alle squadre partecipanti del torneo giovanile Under 20 che si tiene oggi e domani qui a Bressanone. Tra poco le squadre faranno entro sul campo di gioco. C'è il Campus Italia che è, come vi ho già accennato, la squadra federale a livello giovanile. Un cordiale buonasera da parte di Paolo Cestari che vi commenterà questa 18esima giornata, quinta di ritorno di campionato Serie A Gold maschile di pallamano, che vede di fronte la squadra di casa e il Campus Italia. Si affrontano dunque la prima e la dodicesima della classifica, divise attualmente da ben 26 punti.
Sulla carta sembrerebbe dunque una partita dall'esito scontato, però sappiamo che ogni partita deve essere giocata e certamente i presupposti per una bella partita ci sono tutti, perché gli ospiti di quest'oggi, allenati dal coach Riccardo Trilini, anche lui ex di Bressanone, sono i più promettenti giovani provenienti dalle diverse squadre di origine, tutti classe 2004 e 2005, tecnicamente dotati e ovviamente vogliosi di fare il salto nelle squadre nazionali maggiori. La partita d'andata finì di 34 a 29 per il Bressanone. In quell'occasione è bloccato da Stefano Arcieri, rientrato quest'oggi assieme ad Ardiani Balli dall'infortunio. C'è una prima conclusione di Manojlovic para Volarevic, la palla viene ripresa da Bulzamini entro l'area e allora torna nuovamente in mano agli ospiti. Endre Tiballi che marca stretto, Cristian Manojlovic senz'altro il più pericoloso della squadra ospite. Il tiro di Manojlovic in doppio appoggio è alto e finisce di molto sopra la porta di Volarevic. Soddisfazione qua a Bressanone per il rientro di Ardiani Balli, che ha dovuto saltare le partite da prima di Natale per via di una lesione alla spalla. Bulzamini e Kolodiuk apre le marcature per i verdi di Davor Chatura. Emanojlovic fa subito avere la sua classe, andando a rete con un bellissimo tiro, capovolgimento di fronte con Endre Tiballi che dalla linea dei 6 metri impegna subito Francesco Scarcelli con il numero 16. Kolodiuk, Tiballi, il passaggio per Mimikos finisce nelle mani degli ospiti ed è proprio l'ex brisinese Paul Wierer che porta in vantaggio la sua squadra. Bulzamini non è da meno e con un tiro in elevazione dagli 8 metri ripristina la parità del parziale. Manojlovic, Zanon bloccato da Mimikos. Deruvo, Manojlovic e Zanon. Rossi nella posizione di pivot. E ancora un bolide di Cristian Manojlovic, sempre in doppio appoggio, che sorprende ancora una volta Mate Volarevic. Inizio promettente dunque degli ospiti, che lo ripeto per l'ennesima volta partecipano al campionato fuori concorrenza, per così dire, in quanto è già sicuro che a prescindere dalla posizione in classifica l'anno prossimo lo disputeranno nella Serie A2 Silver. Bulzamini,
Questa volta Bolzamini centra il bersaglio e riporta in parità il parziale. Ci sono 2 minuti per il fallo su Zanon. Per Stefano Arcieri, anche lui è rientrato da infortunio. Ospiti dunque in superiorità numerica. Zanon, tutto libero, approfitta della superiorità e di un malinteso tra Bolzamini e Mimikos e porta nuovamente in vantaggio i suoi. Quando siamo giunti al 5° minuto, come al solito anche Brixen si avvale dell'extra player. Empty goal dunque, come lo vediamo anche in continuazione nelle partite dei mondiali che attualmente si svolgono in Svezia e in Polonia e che proprio domani vedrà la finale tra la Danimarca e la Francia. Francesco Scarcelli ha cercato di approfittare della porta vuota dei padroni di casa, ma ha sbagliato lo specchio della porta e così il Bressanone può ripartire con Ardian Iballi. La Piranna adesso alla posizione di ala sinistra ed è proprio Gianluca da Piran che va a segno riequilibrando il risultato. Fallo di Mimikos su Federico Deruvo, 9 metri già eseguito, bellissimo servizio di Manojlovic sul numero 13 Tommaso De Angeli, il secondo miglior cannoniere della squadra ospiti che prima dell'odierna partita era già arrivato a quota 91. Manojlovic invece era già a 103. Due cannonieri di prestigio dunque ai quali la difesa brissinese farà bene a porre la dovuta attenzione. Kolodiuk stratonato entrato in campo anche Martin Sonnerer. Il passaggio per Stefano Arcieri è alto con la palla dunque che finisce sul fondo. Via ancora il campus con Zanon. Manojlovic e Deruvo. Zanon bloccato da Bolzamini. Gli arbitri chiedono la distanza. Deruvo, Manojlovic, bellissimo servizio sul pivot che però trova in Mate Volarevic il suo maestro. Adesso Hendrik Iballi, Ardian Iballi, scusate, che è andato a segno mentre il tiro del campus finisce dall'inizio di partita con continui capovolgimenti di fronte con delle pregevoli azioni dei due attacchi. Punteggio abbastanza alto già, considerando che sono giocati appena 8 minuti e mezzo di questo primo tempo. Iballi, servizio per Mimikos,
che si inserisce anche lui nella lista dei marcatori. Primo vantaggio dunque dei padroni di casa. Wierer ora osservato speciale ovviamente qua a Bressanone per verificare i progressi fatti sotto la guida di Trillini. È un mancino che gioca prevalentemente alla destra, anche se è senz'altro un buon terzino. Va via il Brixen dopo la parata di Volarevic. Bulzamini. Bellissima rete di Stefano Arcieri, voglioso ovviamente di mettersi in mostra nel suo scontro diretto con Zapiran, le due ali che fanno parte della rosa allargata della squadra nazionale maggiore, ed è chiaramente per Bressanone un onore avere due giocatori di tale calibro nella stessa posizione. C'è un fallo di Mimikos su Ivano Rossi, c'è una ammonizione verbale degli arbitri. Wierer, i tiri in doppio appoggio sembrano essere quelli preferiti da Manojlovic. Kolodziuk segna la sua seconda rete, questa volta dalla posizione di ala destra. Wierer ha scambiato la posizione con Lorenzo Fragnito, che adesso si trova sull'ala destra. Entra in penetrazione De Ruvo, fermato da Bulzamini. Bellissima incursione di Manojlovic, che con una pregevole azione individuale scardina la difesa brissinese e non lascia scampo a Volarevic. 8-6 nel frattempo, quando siamo giunti al 12° del primo tempo. Queste sono azioni di gran classe. L'intesa tra Kolodziuk e Diapiran, che con un pregevole Kemper va ancora a rete per il Bressanone. Manojlovic reclama i due minuti per l'assidua difesa su di lui da parte di Henry Tiballi. C'è ancora un richiamo degli arbitri su Stefano Arcieri, particolarmente galvanizzato quest'oggi. Tommaso De Angelis cerca di entrare individualmente nella nutrita difesa brissinese, viene però bloccato, i 9 metri è già eseguito. C'è la rete di Federico De Ruvo, che però viene allunata per il precedente fallo su di lui. Va via ancora il Bressanone con Arcieri, Mimikos. Con una pregevole girella sorprende Francesco Scarcelli. Degli ospiti, che con un tiro irresistibile non lascia scampo a Volarevic. È già la quarta rete di Manojlovic,
a confermare la sua posizione di avanguardia nella classifica dei maratori, dove attualmente si trova al quarto posto Kolodziuk. Ecco ancora Manojlovic, mattatore di questa prima fase dell'incontro, che approfitta di un malinteso del Bressanone. E il tiro di Bulzamini è preda di Francesco Scarcelli. La palla però rimane ancora in mano ai verdi, bianco, verdi. Pubblico, buon pubblico qua a Bressanone. Sonnerer. Palla per Sonnerer, che si vede parare il tiro ancora da Scarcelli. Sonnerer che, come detto, è tornato dal suo infortunio e pian piano sta riprendendo la sua forma, però non è ancora al 100%, cosa che si vede anche dai tiri dall'ala, che non hanno ancora la precisione che gli è solita. Rete di Tommaso De Angelis, che con il rigore consente al Campus di tornare in partita con un parziale di 3-0. Stricker deve tornare in panchina perché c'è qualcosa sulla sua scarpetta che non va bene agli arbitri. Allora al suo posto rientra Adrian Iballi, Kolodziuk, Bulzamini, finta. Questa volta il tiro di Bulzamini va a segno, anche se per poco Scarcelli non riesce a intercettare la palla. Gian Bartolomei, che ha scambiato la posizione con Manojlovic, che adesso si è spostato sulla linea del terzino sinistro, bloccato da Mimikos. Converge al centro, il tiro poi è bloccato dalla difesa brissenese da Piran. Ha potuto desistere dalla sua azione di seconda fase. Calmata l'acqua, si imposta nuovo azione, sistema Ardian Iballi. Questa rete di Kolodziuk non viene convalidato per un'asserita infrazione nel. Azione d'attacco sfanita per il Bressanone, che consente al Campus di impostare con calma la sua prossima azione offensiva, girandoli di cambi anche nelle file ospiti. Leo Andreotta adesso col numero 17 nella posizione di pivot ha rilevato Ivano Rossi. Zanon, il tiro di Zanon è rinviato dalla difesa, va via Bulzamini, Stricker, c'è fallo su Bulzamini non rilevato dagli arbitri, va via il Campus, il tiro del numero 7 Jacopo Cioni
finisce nella faccia di Mate Volarevic. Non c'è applicazione della nuova regola secondo la quale appunto i tiri in faccia al portiere vengono sanzionati da 2 minuti. Evidentemente gli arbitri non hanno rilevato come intenzionale il tiro e così tutto rimane com'è, senza sanzioni di sorta. Kolodziuk, Stricker, marcato stretto, il passaggio di Bulzamini ad Apiran, finisce sul fondo e va via ancora il campus con Zanon. Manojlovic bloccato da Mimikos, molto veloce oltre che tecnicamente dotato Christian Manojlovic. Ha già dimostrato in questo primo tempo con le sue 5 marcature di essere il vero punto di forza, il più incisivo dei vari talenti della nazionale giovanile. Zanon, tiraccio di Zanon contro il quale Volarevic nulla può. Sul fronte opposto non c'è il tempo di segnare la rete che il Bressanone replica. Manojlovic dialoga con Zanon e con Gian Tolomei. Bellissima finta di Manojlovic, per il quale non ci sono aggettivi. La sua finezza tecnica è veramente di notevole pregio. Recupero Kolodziuk, Stricker, palla per Hendrik Balli che pone fine a questo recupero, questo notevole recupero del campus che ha giunto ad eguagliare il parziale prima che appunto adesso riuscisse a tornare nuovamente in avanti. Zanon, bel tiro di Zanon, parato da Volarevic, il rimpallo finisce nelle mani di Leo Andreotta che però non sa approfittarne. Hendrik Balli, Stricker, doppio pivot del Bressanone, Versakovs adesso in campo, il tiro di Stricker viene parato da Francesco Scaccelli, anche lui in grande giornata. Il tiro sul fronte opposto di Lorenzo Fragnito invece sbatte terra e finisce poi oltre la traversa. Ciutura ha riconosciuto che la sua squadra non sta giocando la miglior palamano in questi ultimi minuti ed ha pertanto chiesto il suo primo time out.
Si riparte quando mancano poco di 7 minuti alla fine di questo bellissimo primo tempo, con due squadre che si affrontano a viso aperto e fanno vedere veramente delle azioni pregevoli. Servizio su Korojuk, che anche lui ha la sua terza segnatura. Il mancino ucraino si sta trovando molto bene nella squadra. Va via ancora Brixen. Che però non riesce a trovare il passaggio per il suo compagno di squadra e anzi lo consegna direttamente nelle mani dei giocatori ospiti, che ringraziano e ripartono a loro volta nella loro azione d'attacco. Adesso al centro dell'attacco c'è il numero 10, Alessandro Battaglia. Recupera la palla dalla difesa brissinese, consente di andare via con Lucas Flicker, che è tutto solo davanti a Scarcelli, non ha difficoltà ad insaccare e a impinguare ancora il vantaggio dei suoi, 15-12. Torna in campo Wierer sulla posizione di terzino destro, Battaglia al centro, Rossi sulla posizione di pivot, bel servizio di Wierer che però non riesce a servire Rossi, la palla rimane in mano ai nerazzurri. Con l'ennesima incursione di Manojlovic, bloccato da Imballi. Mano del passivo alzata. C'è un tentativo di Kempa che però non va a destinazione. Da Piran, Mimikos, Stricker. Tiro di Stricker parato e anche il rimpallo di Mimikos. Grande Scarcelli in questo frangente. C'è un fallo di Mimikos su Scarcelli. Portieri sugli scudi su entrambi i fronti. E nonostante ciò il punteggio è già molto alto, 15-12, quando mancano 4 minuti al primo tempo. C'è anche una folta presenza femminile quest'oggi qua al Palasporti Bressanone per il concomitante trofeo Under 20. Wierer, Manojlovic, malinteso con Zanon, ne approfitta il Bressanone che va via con Stricker, Versakovs, Kolodiuk, Stricker, bel servizio sui balli. Che senza tanti complimenti mette dentro la palla. Wierer, Battaglia, Manojlovic, numero 22. Entrare nella difesa verde bressenesi, viene fermato fallosamente. E ancora un time out di Riccardo Trillini.
Mancano poco meno di 2 minuti alla fine del primo tempo con i nerazzurri della squadra federale in attacco. Il tiro di Manojlovic, questa volta è preda di Mate Volarevic. Versakovs. Ardi Anivalli che chiama l'azione, chiama il sistema. Doppio pivot, Laperan, Kolodiuk fermato da De Rubo. Ancora De Rubo che in posizione avanzata blocca Stricker. Ardi Anivalli nel tentativo di servire il suo fratello consegna la palla direttamente alla squadra ospite. Tiraccio di Manojlovic in doppio appoggio che però viene deviato dalla difesa in angolo. Gian Bartolomei, Manojlovic, il tiro di Gian Bartolomei è bloccato da Volarevic. Stricker, Versakovs, l'incursione di Versakovs trova ancora una volta Francesco Scarcelli pronto a dire di no. E questa ultima azione impostata da Manojlovic finisce in nulla per il suono della sirena che scandisce così la fine del primo tempo sul parziale di 16-12 per il Bressanone. Per il momento è tutto, a più tardi.
Si torna in campo qua a Bressanone per l'inizio del secondo tempo tra il Brixen e il Campus Italia, squadra federale che si sta dimostrando molto bene in palla, tecnicamente dotata e fisicamente al top, che in questi primi 30 minuti ha dato. Favore dei ragazzi di Uciutura, 16-12. Stricker e subito Mimikos riesce ad andare a rete. Manojlovic torna in campo, il numero 22 Rossi. De Angeli fermato da Ardi Anniballi. Manojlovic bloccato da Kolodziuk, cioè sulla linea dei 9 metri. La mano del passivo è alzata e Manojlovic anche in questo inizio del secondo tempo si dimostra assai pericoloso, soprattutto nei tiri da fermo. Replica dall'altra parte subito Lucas Ficker e non c'è il tempo di fiatare, e anche Tommaso De Angeli trova un varco nella difesa brissinese. Stricker, Mimikos, questa volta la gerella di Mimikos è preda del numero 96 Alessandro Lubinato, entrato in porta al posto di Francesco Scarcelli. De Ruvo, Manojlovic, difesa avanzata per Bressanone. Questa volta gli arbitri lasciano andare. Stricker, Ardi Anniballi, fermata fallosamente da Manojlovic, 9 metri. Fa molto piacere vedere nuovamente in campo Ardi Anniballi, che è il regista della squadra e che nelle ultime partite è venuto veramente a mancare, soprattutto nella partita clou di Conversano, dove la capolista ha dovuto soccombere sfortunatamente di un gol al termine del tempo regolamentare. Lucas Ficker. Manojlovic. De Ruvo, converge al centro Vierer, il tiro di Federico De Ruvo finisce sul fondo. Per la verità mi era sembrato anche di aver intravisto un fallo su di lui. Confusione, errori tecnici. E ancora De Angelis che coglie la traversa della porta, ora difesa da Alex Vierer che ha rilevato Mate Volarevic. Endri Tiballi adesso nella inusuale posizione di centrale. Stricker, Dapiran, Ardi Anniballi che nel tentativo di servire Endri Tiballi manda la palla nelle mani degli ospiti. Tiro di Manojlovic, Vierer, e Vierer riesce a riprendere il rimpallo
e a superare il suo omonimo Wierer Alex, andando a segno per la seconda volta. Aldi Aniballi, che questa volta commette sfondamento giustamente rilevato dalla coppia arbitrale. Manojlovic, il numero 13, Tommaso De Angeli, ha un ampio varco per andare a rete. Le 5 reti di vantaggio sono diventate solamente 3, e farà bene il Bressanone a non abbassare la guardia, perché i nerazzurri si dimostrano pimpanti e vivi come all'inizio della partita. Tiro di Stricker rinviato dalla difesa, si riprende con Kolodziuk. Ardi Aniballi, il passaggio dietro alla schiena su Mimikos, non arriva a destinazione. Dagli altri campi giunge nel frattempo la notizia della clamorosa sconfitta del Bolzano in casa contro il Carpi, 34-35. Mentre la partita di Sassari, ove d'ospite il Conversano, va via su un sostanziale equilibrio. Anche il pivot Valentino Dello Vicario trova ora la via della rete. E sono solamente 2 le reti di vantaggio dei padroni di casa, che adesso mandano in campo nuovamente Versakovs col numero 55, palla per Kolodziuk, però c'è ancora gloria per Alessandro Lubinato, che blocca su Kolodziuk sul fronte opposto, tiro di Manojlovic che finisce a lato. Stricker cerca il pivot, però non lo trova. Allora ancora il Campus, velocissimo, il numero 13, Tommaso De Angelis, su Wierer, che però deve tornare indietro. E ancora Dello Vicario Giacinti, tutto solo sulla linea dei 6 metri. E finalmente Davo Ciutura chiama a raccolta i suoi, gesticolando evidentemente per il disappunto con il quale i suoi ragazzi si sono stati pressoché fatti raggiungere sul 19-18. L'impressione è che i ragazzi di Ciutura non abbiano fatto i conti con la decisa reazione dei nerazzurri di Trilini, che con un paio di azioni, pregevoli azioni in velocità in contropiede, hanno pressoché colmato il gap di 5 reti. Vedremo adesso se Stricker e Co riusciranno a rimettersi in carreggiata e a riprendere quel vantaggio che avevano conseguito. Kolodziuk, servizio su Dapiran, e questa volta Gianluca Dapiran non lascia scampo al difensore ospite.
Il tiro di De Angelis invece finisce sulla traversa. Versakovs. I balli da Piran che punta la difesa. Ardian i balli, Stricker, Versakovs, che per la verità aveva la possibilità di andare via da solo. Questa volta il Bressanone è fortunato perché il tiro di Stricker viene respinto da Rubinato, finisce però nelle mani di Gianluca Dapiran, che non fallisce il bersaglio. Lungo di Wierer che non riesce ad intercettare. Versakov, Stricker, marcatura a uomo di De Ruvo con l'impossibilità di Balli di giocare la palla, che viene interpretata dall'arbitro come trattenuta oltre 3 secondi. Evidentemente aspettare il fischio dell'arbitro non sempre conviene. Gian Bartolomei, De Angelis, Manojlovic, il tentativo di Kemper fallisce. Stricker manda via Versakovs, che serve Endrit Balli. Questi passaggi sul pivot sono troppo pericolosi. E infatti il Campus punisce i padroni di casa con Marco Zanon. E siamo nuovamente sul 21-20. C'è un doppio cambio di Ciutura che rimanda in campo Arcieri e Sonnerer sulle due posizioni d'ala. Fa tutto da solo da Piran, un'azione che ha tutto il sapore della disperazione e che va a lato. E adesso da Piran manda via Sonnerer. Che va a rete, 22-20. Quando siamo giunti al 12° minuto di questo combattuto incontro, che va via su un punteggio pressoché equilibrato, con qualche tentativo di fuga dei padroni di casa per regolamento rintuzzato dal Campus. Il tiro di Zanon finisce sul palo e nel contropiede Endrit Balli riporta i suoi vantaggio per 23-20. Wierer, De Ruvo, Manojlovic, Rossi non afferra la palla, anzi Dello Vicario non afferra la palla. Molto lesto il numero 13 De Angelis a riprendersi il rimpallo di Wierer e a segnare. Stricker da Piran. Stricker, c'è ancora il tentativo di servire il pivot, fallito.
e De Angeli va a nozze segnando in continuazione. Adesso tutto gioca a favore degli ospiti, anche il tiro di Arcieri viene paramente parato da Lubinato, che in questo secondo tempo si è già ripetutamente messo in bella evidenza. Fortunato il campus per avere ripreso l'impallo. Gian Bartolomei, parata di Wierer. Stricker, Dapiran. Mendriti Balli riesce ad impossessarsi la palla, però anche spinto dai suoi avversari. In primis sta De Ruvo, manda la palla oltre la traversa. Nulla di fatto dunque con il campus, che torna in attacco alla ricerca del pareggio. Gian Bartolomei con il 22. E adesso il campus raggiunge finalmente il suo obiettivo di pareggiare con Zanon. Meno male che adesso c'è Arcieri ad andare a rete e a mantenere il momentaneo pareggio. Anche questa volta c'è odore di sfondamento. Gli arbitri la vedono in modo diverso, 9 metri. Zanon adesso al centro, dialoga con Dello Vicario. E ancora il numero 22, Gian Bartolomei, ad andare a segno, 24 pari. Andri Tiballi replica ristabilendo il gol di vantaggio. Impostano l'azione gli ospiti con Marco Zanon, il numero 9. Questa volta il tiro di Zanon viene parato da Wierer. Stricker, palla per Sonnerer, che trova nuovamente la via del gol, portando il Brixen a più due. Wierer. C'è Federico De Ruvo che sta per superare Dapiran, che però lo cintura, procurando un 9 metri agli ospiti. Eseguito da Ivano Rossi. Adesso è Riccardo Trillini a chiamare a raccolta i suoi, in una fase della partita molto delicata dove entrambe le squadre denotano qualche ingenuità in fase d'attacco.
Quando sono giocati 18 minuti della ripresa, mancano dunque 12 alla fine. Il risultato è tuttora in equilibrio, 26 a 24 per i padroni di casa. Con il campus però sempre impegnato a raggiungere la parità. Fermato Federico Daruvo. Il tiro di Daruvo questa volta viene parato da Wierer. Stricker. Mimikos, servito perfettamente, porta a 4 le sue marcature e a 3 quelle di vantaggio sugli ospiti. Zanon, si alza Zanon, tiraccio di Zanon, che finisce sul palo, così come anche il rimpallo del numero 17, Leo Andreotta. Sfortunato il campus in questo frangente. Tapiran intravede un varco nella difesa ospite e trafigge Francesco Albanese con un bel doppio appoggio. 28 a 4 in un battibaleno il Bressanone ha di nuovo ristabilito il vantaggio di fine primo tempo. Il campus adesso compie qualche errore di troppo. Questo passaggio per Paul Vira finisce a lato. Si riparte con Vira che mette in moto Ardi Anivalli. Stricker, Ivalli, Dapiran, Endrit Ivalli, fortunato in questo frangente a trovarsi nelle mani una palla deviata dalla difesa ospite. 29 a 5. 24, scusate. Empty net goal, Gianluca Dapiran, il più lesto ad accorgersi della porta vuota degli ospiti e porta così a 30 le reti della sua squadra, che questo vantaggio possa consentire al Bressanone di giocare con un po' più di accortezza, senza quella foga che negli ultimi minuti aveva messo in grave difficoltà la propria difesa. Fortunato in questo frangente anche Federico Daruvo. Tiro di Stricker in fase d'attacco, un tiro poco ragionato, affrettato direi, che Francesco Albanese non ha difficoltà a neutralizzare. Il campus gioca ora con 7 giocatori in campo. Trilini ovviamente ha in mente qualche sistema da provare. Un grande tiro e un altrettanto bel gol di Ivano Rossi. ...30-26... quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine. Versakovs adesso sulla posizione sinistra, Dapiran fermato dalla difesa ospite, Ardi Anivalli, Dapiran, al quale viene fischiato uno sfondamento.
non sono ovviamente d'accordo i giocatori biancoverdi, però evidentemente l'entrata di Dapiran era quantomeno in odore di sfondamento. Poi si sa che le decisioni corrono sempre via sul filo. Nel mentre Manojlovic va ancora a segno, marcando la sua nuova rete. E ancora un erroraccio di Valli che consente a Tommaso De Angelis a riportare sotto la sua squadra 30-29. Un Bressanone insolitamente in difficoltà, soprattutto negli incontri casalinghi, contro una squadra sì senz'altro tecnicamente forte e molto motivata, però questo non giustifica tutte queste defiance. Il pallonetto di Sonner questa volta è delizioso, però c'era anche il pericolo che si stampasse sul palo senza entrare in porta. 31-28 comunque, e sì, profilano ancora 5 minuti e mezzo di suspense in questa partita, sempre bella ed equilibrata. Sfondamento degli ospiti. C'è il cambio volante di Versakovs con Mimikos in fase di attacco. Sarà interessante sapere poi a fine partita il motivo per il quale non è più entrato in campo Bulzamini. Ed è ancora Gianluca Dapiran a togliere le castagne dal fuoco, andando a inventarsi una rete tutt'altro che scontata. Tranquilli da parte dei padroni di casa, che infatti tutto solo dai 6 metri. Per fortuna del Bressanone, Gianna Rossi non riesce a centrare la porta, o meglio è Vierer a dire no con un intervento di piede. Manojlovic torna al centro dell'attacco, finta palla che finisce sul fondo. Ora le palle incominciano a pesare, ogni errore può essere decisivo nell'una direzione o nell'altra. Ardi Aniballi, Dapiran, Versakovs. E ancora l'ennesimo passaggio sbagliato. Il tiro di De Angelis questa volta viene parato bravamente da Vierer. Gli ospiti sono in inferiorità in difesa e Sonnerer va a segno per la quarta volta in questo secondo tempo. Che non sia la svolta definitiva dell'incontro, potrebbe esserlo, però sicuramente non è detto che lo sia veramente. Fallo su Manojlovic, 9 metri, 3 minuti ancora, 5 le reti di vantaggio dei padroni di casa. Manojlovic, tiro in doppio appoggio e Tommaso De Angeli manda la sfera a lato. E questa potrebbe essere stata l'azione decisiva che sancisce la vittoria del Brixen su un Campus Italia veramente in gran forma questa sera. I balli, Sonnerer, Dapiran. E ora c'è anche la rete di Versakovs, la prima di questo incontro.
che porta a 6 le reti di vantaggio. E mi sento proprio di dire che con questo gol la partita è virtualmente decisa a favore dei ragazzi di Chiusura. Wierer, Manojlovic, incredibile azione sprecata dai padroni di casa per l'intervento di Francesco Albanesi, che neutralizza il tiro di Stefano Aceri tutto solo davanti a lui. De Rubo, Wierer, Kempa di Wierer, non va a Bersal. Errori su errori, alla fine però Wierer ci mette una pezza. Ultimo minuto, e Chiusura adesso chiede un ultimo time out, probabilmente col solo intento di programmare ancora un'azione d'attacco in vista delle prossime impegnative partite. Ecco il Blixen che imposta la sua presumibile ultima azione d'attacco con Dapiran, Sonnerer, Versakovs. Difesa profonda degli ospiti con Wierer, i balli e Stefano Aceri pone il sigillo finale su questa partita. Il contropiede di De Angelis viene fermato proprio da Sonnerer. Gli arbitri si consultano su come intervenire su quest'ultima azione. Cartellino rosso per Endri Tiballi. Qua si sta veramente dando i numeri. Gli arbitri avranno interpretato quest'ultima azione come un ostruzionismo, assegnando il rigore che Manojlovic adesso presumibilmente metterà a segno. E infatti così è, ponendo fine a questa partita. Vittoria finale dunque del Bressanone 35-29 dopo un primo tempo finito con 4 reti di scarto. Ci sono discussioni avversamente in campo per quest'ultimo intervento degli arbitri, assolutamente non necessario. Nel mentre i giocatori si congedano vicendevolmente dopo una partita condotta molto sportivamente, giocata all'insegna di grande equilibrio per buona parte dell'incontro,
a scanso dei 6 reti adesso di differenza finale. Però bisogna dire che questo campus veramente ha una bellissima squadra che ha messo in difficoltà la capolista di questo campionato. Però alla fine i due punti sono rimasti a Bressanone, che consentono ai Verdi di Ciutura di mantenere saldamente la testa del campionato. Il campus che rimane fermo sulla quota di 5 punti accumulati con 3 pareggi e una vittoria. Applausi per tutti, per i padroni di casa e anche per gli ospiti alla fine di una bella partita di pallamano. Grazie per il vostro ascolto e vi auguro ancora una buona serata.